Diritti in diretta, in collaborazione con CGIL, Inca, Teorema. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì con i diritti in diretta. Abbiamo saltato la settimana scorsa per dare spazio ai risultati elettorali e riprendiamo stasera con un tema molto caldo, nel senso che attendevamo da parte dell'INPS la circolare mai uscita, ne era uscita una al principio dell'emanazione della norma, ma che non era esaustiva al punto giusto. Esce la settimana scorsa la circolare relativa appunto alla specifica sui riscatti di laurea, che entra nel merito delle modalità di accesso appunto a questa particolare forma di riconoscimento contributivo. Ne parliamo con voi, ne parliamo con Silvano Cavalletti e con Ilaria Rabitti, insieme ai quali naturalmente risponderemo alle telefonate che vorrete porci in diretta allo 0522 30 44 41, oppure con SMS WhatsApp, come sapete, all'199 5675 potete usarlo ed è assolutamente disponibile. Naturalmente le telefonate da casa hanno la priorità rispetto ai messaggi per ovvie ragioni. Ma questo tema, Silvano, lo aspettavamo, nel senso che c'erano diverse voci che davano alcune novità, come dire, interpretative che ci servono per costruire questi riscatti. Ricordiamo rapidamente la norma, nasce nel 2019, nasce sotto una luce particolare che è una novità assoluta. Esisteva già un riscatto di laurea agevolato per i nuovi assicurati che non avevano alcun tipo di contribuzione versata, qui invece va ad agire anche su coloro i quali sono già assicurati e possono utilizzare, diciamo, la stessa modalità di riscatto con un costo molto inferiore rispetto a quello che noi conosciamo. Io ti lascio la parola così spieghi, perché questa circolare entra davvero un po' nel merito di tutta quella confusione che si era creata all'emanazione della norma e che vogliamo chiarire stasera. Allora, diciamo che questa circolare ha creato anche questa un po' di confusione, esatto, complici alcuni articoli della stampa nazionale non specialistica, dai quali sembrava che tutti coloro che anche hanno il periodo di riscatto di laurea che si colloca nella parte retributiva della pensione potessero riscattarlo in maniera agevolata. La circolare non dice proprio così, dice una cosa ben diversa. Cioè, il ragionamento interpretativo che fa l'INPS, condiviso chiaramente con il Ministero, dice semplicemente che se anche io ho la collocazione temporale del periodo di studi in una parte retributiva della pensione, lo posso riscattare in maniera agevolata solamente però se questa domanda di riscatto è contestuale ad una richiesta di pensionamento con il sistema contributivo. Allora, come diceva Cinzia prima, questa possibilità di riscatto di laurea agevolato è stata introdotta dal decreto legislativo 4 dell'inizio del 2019 e prevedeva la possibilità di pagare un onere che l'anno scorso erano 5.239 euro ogni anno riscattato, quest'anno sono diventati 5.260, c'è stato un piccolo innalzamento, ma piccolissimo, consentiva di pagare questo riscatto agevolato solo a coloro che avevano il periodo di studi che si collocava nella parte contributiva della pensione. Con questa interpretazione l'INPS dice lo posso estendere anche a coloro che hanno il corso di studi che si colloca temporalmente in un periodo retributivo, a patto che queste persone chiedano una prestazione pensionistica calcolata con il sistema contributivo. Potrebbe essere, ad esempio, il caso di opzione donna. Ad esempio, una donna del 1961 che non riesce a maturare i 35 anni entro il 2019, se magari aveva un riscatto di laurea in passato che magari con i costi attuali è elevato, vista la retribuzione e quant'altro, se presenta la domanda di riscatto di laurea contestualmente ad una domanda di opzione donna, quindi con già una scelta di calcolo contributivo, a questo punto può beneficiare
anche del calcolo del riscatto in maniera agevolata, anche se il periodo temporale si colloca nella parte retributiva della pensione. Allora, mi rendo conto che, spiegato così, non è proprio il massimo della semplicità, anche perché la norma è complessa, questa circolare chiaramente è abbastanza complessa, anche per gli addetti ai lavori, figuriamoci per chi non lo è. Quindi si entra proprio nel merito delle varie quote di pensione calcolate. Quello che ci sentiamo di sconsigliare è a persone che magari sono molto lontane da un requisito, da un obiettivo pensionistico. Oggi magari fare una scelta di un calcolo contributivo, ad esempio un'opzione al sistema contributivo, che diventa, nel caso pagassero poi il riscatto agevolato, una scelta irrevocabile, è quanto mai rischioso. Quindi, prima di procedere in questo senso, sarebbe veramente opportuno fare una verifica sulla posizione. Sappiamo che ci possono essere 100 casi, tutti uno diverso dall'altro, di fare i calcoli, di chiaramente informarsi su cosa comporta una scelta di calcolo di una prestazione col sistema interamente contributivo, e quindi poi di valutare tutti i pro e i contro. E più l'obiettivo è a livello temporale distante, più le valutazioni diventano complesse, perché poi non si può non tenere conto di possibili futuri cambiamenti. Sappiamo che il tema previdenziale, la norma per quanto riguarda la previdenza, non è mai stabile, ma è sempre soggetta a cambiamenti a seconda della necessità che hanno i governi di contenere la spesa pensionistica. Quindi queste sono scelte che vanno chiaramente molto ben ponderate, e bisogna avere una situazione complessiva da analizzare. In buona sostanza, se ci sono dei soggetti che avevano la collocazione del riscatto di laurea prima del 96, per i quali fino a qualche settimana fa avremmo detto no perché non c'è una chiarezza nel merito, è vero che si può valutare, come diceva Silvano, ma nel momento in cui io lo valuto faccio già una scelta sulla futura pensione, il che potrebbe essere in qualche caso non conveniente. Posso fare un esempio malaugurato, poi Silvano, come dire, supportami in questo. Se io faccio quella scelta per optare al sistema contributivo nella richiesta di riscatto di laurea e dovesse accadermi qualcosa nel frattempo, posso revocarla? Mi spiego meglio. Voglio richiedere una prestazione di diversa natura perché ho un problema di salute, piuttosto che ho dei problemi in questo caso. Allora, l'opzione al contributivo si può esercitare in qualsiasi momento nella vita. Però questa opzione, se poi determina delle conseguenze nella posizione assicurativa della persona, può diventare irrevocabile. Quindi optare per il sistema contributivo, poi utilizzare questa opzione per pagare un riscatto di laurea in forma agevolata, è una di quelle operazioni che rende irrevocabile l'opzione, e questo è scritto chiaramente nella circolare. Di conseguenza uno fa una scelta che andrebbe fatta, se non altro, quando uno è in prossimità del pensionamento, perché farla molti anni prima di raggiungere l'obiettivo chiaramente espone l'assicurato a possibili modifiche legislative oppure scenari che oggi non sono prevedibili, per cui un margine di rischio c'è, ed è anche molto elevato, e molto elevato il rischio di recuperare degli anni pagando meno, ma poi magari arrivare ad ottenere un assegno pensionistico che è poi decurtato, meno conveniente di quello che sarebbe aspettato in maniera diversa. Per cui sono scelte abbastanza complicate che vanno chiaramente meditate molto. No, e soprattutto, insomma, col fatto che non c'è un costo che aumenta in modo esponenziale, esatto, come nel vecchio riscatto, posso decidere di spendermelo in un momento diverso, un po' più vicino alla pensione, dove magari anche la valutazione sul calcolo mi aiuta, come dire, a fare la scelta migliore possibile, perché il dato diventa assolutamente quello. Nel settore pubblico, Ilaria, vale lo stesso concetto, non c'è alcuna differenza, no, da questo punto di vista. Assolutamente. Ricordatevi solo che la valutazione di tutta questa partita la facciamo allo sportello
perché ogni singolo caso ovviamente può essere costruito in modo differente rispetto all'altro. Questa è una risposta che giustamente Silvano dà in modo generico perché c'era molta curiosità intorno a questa norma. Spesso l'accesso allo sportello in relazione a questa richiesta, diciamo la domanda più frequente è: mi conviene fare riscatto di laurea? Dipende la risposta, nel senso che ci sono tante implicazioni differenti. In qualche caso dipende anche dalla cassa nel quale io sto versando, se ho una cassa di riferimento rispetto al titolo di studio che potrebbe in un secondo momento utilizzare quegli stessi contributi per raggiungere magari un requisito di tipo autonomo per tanti motivi, quindi non esiste una risposta che vale per tutti, bisogna costruirla sulla base della propria posizione assicurativa, quindi insomma davvero un po' di attenzione, ma qui c'è un'apertura di cui dobbiamo assolutamente tenere conto, perché ci consente anche, come Silvano diceva giustamente, soprattutto in riferimento a opzione donna, magari non ho i 35 ma avevo la possibilità di riscattare la laurea, l'opzione mi consente di farlo, eccetera eccetera, con i conti fatti ragioniamo in questi termini. Ti coinvolgo, Ilaria, perché nella normativa varata sulla legge di bilancio, ma la diciamo dopo, prendo la telefonata e poi ti faccio intervenire sulla partita appunto della scuola in particolare. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, io chiedevo un'informazione, in quanto io mi sono laureata, sono un'insegnante e sono del 1960. Sì. In seguito al concorso dell'82-83 sono entrata in ruolo, quindi io ho un periodo di retributivo e un periodo di contributivo. Chiaro che adesso so che non arrivo ai 41 anni e tanti mesi, quindi insomma ancora la pensione è ancora un po' lontana, però il riscatto della laurea, perché io quando sono entrata in ruolo avevo già fatto 3 anni di pedagogia. Sì. Poi mi era rimasto due o tre esami, la laurea. In pratica mi sono laureata nel 79, scusi. Però nel 1992 ho chiesto di poter fare riscatto. Quindi ho mandato la domanda è stata accettata. E quindi ho ancora, per dire, a casa tutti i bollettini, perché insomma erano ancora in lire. Però poi, parlando col sindacato, mi ha detto: ma io fossi in lei aspetterei. Se io richiedo adesso il riscatto della laurea, passo tutto col contributivo, oppure siccome mi era stata accettata la domanda io posso farla in un altro modo, insomma? La interrompo solo un secondo perché qualcosa nella narrazione forse non ha girato. Lei è del 60, età anagrafica? Sì, esatto. Okay. Si è laureata immagino nell'89? Nell'89, sì. Ok, perché avevo capito 79, sì. Quindi avevo capito male. 89, no. Ma probabilmente nella conversazione io ho compreso male. Quindi sì. 89 si colloca nel periodo ante 95, dove c'è già della contribuzione, corretto? Sì. Ok. Allora, intanto io do la parola a Ilaria, che ovviamente è il suo settore, se ha un qualche consiglio, sì, da darle volentieri. Poi ovviamente va sviluppata, nel senso che essendo, sì, del 60... se dovessimo, sì, valutare qui sul settore pubblico, come tu mi insegni, l'opzione al contributivo è sempre particolarmente sfavorevole, per cui lascio parola a Ilaria, poi eventualmente vi darete magari... Avrei 14 anni di retributivo. No, no, infatti non varrebbe la pena in ogni caso, certo, certo. Allora, sicuramente la domanda che ha presentato nel 92, se ha detto che sono arrivati i bollettini e non li ha pagati, ormai quella è decaduta, quindi... Sicuramente per la signora si potrebbe valutare di fare comunque una nuova domanda, perché la domanda non è comunque vincolante poi a un obbligo di pagamento. Si valuta l'eventuale onere e siccome parliamo sempre di riscatto di laurea, nel momento in cui l'INPS dice quello che costa il riscatto, si può valutare anche a seconda della posizione contributiva della signora che cosa fare, che vorrebbe dire pagare solo una parte casomai del riscatto, oppure pagarla tutta, lì quello che serve, bisogna, magari, per naturale, esatto, costruire la posizione. Essendo del 60 comunque si potrebbe anche valutare nel suo caso l'opzione donna. È chiaro che
ci troviamo nel pubblico impiego, quindi un calcolo di opzione donna è notevolmente penalizzante a livello di importo pensionistico, siccome poi questa pensione io me la porto dietro per tutta la vita, non ho aumenti, sicuramente anche se nel suo caso si potrebbe provare a fare il riscatto agevolato, io sono sempre dell'idea di fare bene i conti, perché è vero che casomai pago molto meno di riscatto di laurea, ma poi per portare a casa una pensione molto, molto misera. Quindi alla signora gli posso dire di prendere tranquillamente un appuntamento che valutiamo un attimo tutta l'intera posizione e valutiamo appunto il riscatto sia in un modo che nell'altro per capire quali possibilità potrebbe avere di vantaggio pagando anche casomai il riscatto nella forma vecchia, quindi con i costi. Anche perché se è davvero entrata di ruolo nell'82-83 il pregresso laurea, magari se pago non tutto ma un pezzettino, quindi una valutazione allo sportello secondo me è opportuna. Poi al limite si decide di non fare nulla e arriverà con la decorrenza però ordinaria. Però come diceva appunto Silvano, cioè i casi sono da valutare singolarmente, uno per uno. Quindi per la signora le consiglio proprio di passare per valutare. Assolutamente, perché credo che sia più puntuale e più preciso. Dopo è chiaro che potrebbe fare anche questa scelta, ma in questo caso non è particolarmente conveniente già da subito, e questa è una cosa che sappiamo. Poi ci sono delle altre valutazioni che si possono fare. Prendiamo la telefonata che c'è in linea. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Innanzitutto buonasera. Grazie a lei. Ascolti una cosa, per l'ape social i requisiti sono sempre gli stessi? Allora, sì, glieli ricordiamo più che volentieri. Lei aveva una domanda specifica per se stesso? Sì, allora, 63 anni. Sì. E ci siamo. Sì. Disoccupato. Da quanto? Dal 2009. Per vari motivi non ho più versato e ora mi trovo disoccupato. Però nel 2009 era stato licenziato e aveva fruito della disoccupazione? No, mi sono licenziato io per vari motivi che adesso non sto a spiegare. No, ma per carità, era solo perché ci sono delle regole particolari, quindi appunto volevo capire quello. E quanti anni di contributi ha versati? Sono quasi 35, 34 e 10 mesi. Vabbè. Allora, le regole, Silvano, sono le stesse, non è cambiato nulla. Qui c'è un problema però a monte della questione di disoccupazione. Sì, diciamo che se lei volesse rientrare nell'APE social, nella categoria disoccupati, non lo può fare perché il rapporto di lavoro che ha dato luogo alla disoccupazione deve essere cessato per licenziamento. No, mi sono licenziato io. Esatto, e fra l'altro una delle condizioni è quella che la persona deve anche avere percepito l'indennità di disoccupazione, no, che si percepiva da molti anni a questa parte solo in caso di licenziamento involontario, quindi di cessazione non dipendente dalla sua volontà. No, non poi è il mio caso. Ci sono altre possibilità, ma sono legate ad un'invalidità personale, no, che non le auguro di avere. No. All'assistenza di un familiare con la 104. L'unico requisito che potevo avere era quello che attualmente non lavoro. No. No, ahimè, in quello non può entrare. Mi dispiace. Quindi si passa a 67 anni di vecchiaia. Se non accadrà nulla nel frattempo, sì, nel senso che se non aggiungeranno contribuzioni di diverso tipo da abbinare all'età, assolutamente quello è il suo prossimo traguardo a oggi, sì, sì, quindi a gennaio 2020 è quello. Perfetto, okay. Grazie mille. Grazie a lei. Perché in effetti questa regola un po' qualcuno non l'ha raccontata in modo preciso, c'è questo aspetto che va considerato, cioè devo avere una prestazione che nasce appunto da un licenziamento. Tra l'altro, Silvano, e qui rispondo anche a un messaggio che è arrivato. Se io avessi avuto una mobilità o una disoccupazione per licenziamento e poi nel frattempo avessi lavorato, quali sono le regole che devo tenere, allora, in questo caso? Che è particolare anche questa come casistica. Le regole sono il mantenimento dello status di disoccupato che viene sospeso solo per lavori a tempo determinato fino a 6 mesi.
Quindi in questo caso, se uno dopo la fine della disoccupazione ha fatto pochi lavoretti brevi, in questo caso avrebbe comunque mantenuto lo status di disoccupato e potrebbe lo stesso accedere alla richiesta di APE sociale. In altri casi, se c'è una ripresa di attività lavorativa, ahimè, salta tutto. Tenendo presente che per l'APE sociale, solo per l'APE sociale, valgono anche non solo i rapporti di lavoro cessati per licenziamento, per dimissione giusta causa, eccetera, eccetera, ma valgono anche i contratti a termine che sono scaduti. Però per i contratti a termine ci deve essere una situazione ben precisa, nel senso che io alla scadenza del contratto a termine devo far valere 18 mesi di lavoro anche non continuativo nei 36 mesi precedenti la cessazione. Quindi negli ultimi 3 anni precedenti la scadenza del contratto a termine devo aver lavorato 1 anno e mezzo. Questo è un requisito che riguarda solo l'APE sociale, non interessa ad esempio i precoci. Sui precoci però la regola della ripresa attività è la stessa, perché la signora chiedeva sui precoci, quindi... Dico alla signora che ha mandato questo messaggio un po' articolato sulla ripresa attività lavorativa con dei contratti a termine, di fare una verifica. Nell'eventualità di fare comunque la domanda, certo, perché nel momento in cui io sto dentro il 1° di marzo, che la scadenza, lo ricordiamo perché in qualche modo qualche volta ci dimentichiamo, ma la prima scadenza step per i precoci è il 1° di marzo, la seconda che ci interessa per l'APE sociale è il 31, perché hanno 2 scadenze differenti. Questa signora, se ha già fatto la domanda, bene, attenderà la risposta, ma noi riteniamo che ci siano le condizioni per poter accedere. Se non l'ha fatta, la faccia comunque, perché in assenza, voglio dire, di certezze, aver presentato la domanda ci consente di avere la risposta dell'istituto ufficiale sulla quale puoi eventualmente lavorare, se è da contestare piuttosto che da dire sì, l'istituto ha ragione, le condizioni non sono rispettate, quindi facciamo lo stesso in questo caso la richiesta. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Riprendiamo la diretta e riprendiamo con la telefonata che c'è in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Innanzitutto. Grazie. Io mi chiamo Rumiana e ripongo il mio quesito. Sono del 58. Sì. Quest'anno farò 62 anni. Fino al 31 dicembre 2019 sono arrivata a 32 anni di contributi, non ho un giorno perso, e vorrei sapere con la quota 100 che possibilità ho e qual è la situazione attuale. Allora, intanto mi aiuti a capire, lei è di cittadinanza italiana? Perché certo, sento un accento, certo, sì, ok, sì, perfetto. Sì, sì. Sostanzialmente non abbiamo contribuzione al di là dei 32 anni anche sul territorio europeo, questa è l'unica contribuzione che abbiamo? Sì. Ok. Abbiamo delle maternità da far accreditare fuori rapporto? No, è già accreditato. È già accreditato, quindi la contribuzione è 32 anni finita, diciamo così. Sì. Va bene, già verificata. A giugno adesso... faccio 62 anni. Ok, lavora come dipendente privata? Privato, sì. Privata. Allora, io lascio la parola a Silvano, ma qui il problema di quota 100 è un pochino distante. Adesso proviamo a ricapitolare un attimo quelli che sono i requisiti, sì, di quota, allora, 100. Perché... Purtroppo la distanza che la separa da quota 100 sono 6 anni di contribuzione, quindi è molto difficile riuscire a recuperare un divario simile. Nel senso che se le mancassero 6 o 7 mesi di contributi, anche 1 anno, anche 2, lì si può vedere di riscattare periodi, esaminare attentamente la posizione assicurativa per vedere se si riesce a recuperare qualcosa. Ma tenuto conto che lei deve maturare 38 anni di contribuzione, di fatto alla data di compimento del 62esimo anno, o se come sembra quota 100 rimarrà anche per tutto il 2021, entro la fine del 2021, credo che sia un'operazione praticamente impossibile, perché la distanza che le manca dal requisito contributivo è importante e 6 anni di contributi non è che si trovano così anche impegnandosi ad esaminare la sua posizione assicurativa. Quindi, ahimè, signora, le devo dire che con quota 100 non potrà accedere al pensionamento. In questo caso no, vedremo gli sviluppi della norma e qui
invece, se non ci sono chiamate in linea, leggo questo messaggio perché mi interessa un po' anche a chiarire i requisiti. Questa signora lavora nel settore pubblico, ma la regola vale alla stessa maniera sia per il pubblico che per il privato. È nata il 15/9 del 62, 35 anni di contributi e chiede: posso andare con opzione donna? Allora, ne approfitto, la do io la brutta notizia? No. Però c'è una ragione per cui prendo la chiamata, perché anche qui c'è un po' di confusione, non è colpa del cittadino, qui c'è proprio un po' di confusione. Quando parlano di proroga non vi spiegano una serie di robe. Proviamo a chiarirlo per questa signora, ma in generale, so che c'è un blocco che non ha risolto la norma, cioè non è diventata strutturale questa normativa. Viene prorogata di anno in anno, poi vedremo, magari un giorno qualcuno deciderà che diventa strutturale, ma lo stato dell'arte non lo è. Per cui qui rimane tagliata fuori. Gli spieghiamo un po' perché e poi vediamo come magari gestirla, nel senso che... Assolutamente, in questo caso il problema è la data di nascita, nel senso che c'è stata la proroga di un anno, ma per chi? Per quelle persone che nel 2019 maturano i 35 anni di contributi e i 58 anni di tasse, lavoratrici dipendenti, o i 59 anni di età se lavoratori autonomi, lavoratrici autonomi. Quindi in questo caso a chi è stato esteso? A tutte le donne nate tra il 60 e il 61, con la maturazione anche dei 35 anni di contributi, ma entro il 31 dicembre 2019. Di conseguenza la signora, se è nata nel 62, non riesce a maturare l'età anagrafica che serve, necessaria per poter accedere poi all'opzione donna. Però una buona notizia gliela possiamo dare: se la prorogano anche quest'anno, allora ci siamo, nel senso che siamo arrivati alla meta. Però diciamo che insomma in generale hanno prorogato per quelle che avevano l'età ma non avevano i contributi e magari li maturavano nel 2019, esatto. E qui sì, per le donne che hanno un anno in più rispetto all'età prevista precedentemente, ma se siete nate dopo il 31/12 del 61 con contribuzione tutta da dipendente, no. Se siete nate dopo l'1/1/61 con contribuzione autonoma, no, uguale. Quindi c'è una differenza di un anno di età tra una contribuzione e l'altra, possiamo agire eventualmente sulla ricongiunzione, ma è una cosa un po' complessa, quindi va ragionata con la posizione. Ma questo insomma ci serviva per ragionare sull'età. Vi invito a non utilizzare il 342-199-5675 per le telefonate, perché non potrei assolutamente prenderle in studio. Dovete utilizzare l'altro numero telefonico, quello serve solo per SMS e WhatsApp. Lo dico perché sembro sgarbata nel chiudere il telefono, ma purtroppo non è possibile usarlo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Lei è già stata molto gentile che mi ha risposto al mio messaggio WhatsApp 5 minuti fa relativo ai precoci. Prego. Io chiedevo una ulteriore precisazione. Allora, il patronato il 24 di gennaio mi sono rivolta per fare la prima domanda per la richiesta di verifica dei requisiti come precoce. Sì. E mi ha risposto che non è possibile inoltrare questa domanda per il fatto che questi 74 giorni di nasti usufruita dopo, cioè grazie ai contratti a lavoro a termine che ho fatto successivi, e mi hanno rovinato, cioè mi hanno tolto il requisito di precoce, perché è una disoccupazione dovuta a contratti a termine finiti naturalmente. Quindi c'era un problema di contratti a termine che hanno dato luogo ad un ammortizzatore sociale in questo caso? Sì. Silvano, hai la risposta che mi pareva fosse negativa, perché... Temo che abbiano ragione, nel senso che se lei avesse fatto qualche lavoretto inferiore ai 6 mesi, ma non ci fosse stato un nuovo evento di disoccupazione, ma qua la cosa si complica, perché lei ha lavorato a termine, ha preso un'altra NASPI e a questo punto è saltato tutto il meccanismo, nel senso che la norma dice che deve... L'ultima NASPI deve essere quella che è stata erogata, concessa in seguito alla cessazione da un contratto a tempo indeterminato. Quindi a questo punto con questi lavori lei si è preclusa questa possibilità.
o meglio, dovrebbe nuovamente essere assunta con un contratto a tempo indeterminato, nuovamente licenziata, poi avrà un ulteriore residuo di disoccupazione e questa volta potrebbe accedere. Ma così la risposta che le hanno dato è corretta e purtroppo non può entrare in questo meccanismo. Non in qualità di disoccupato, comunque. L'ho richiesta sotto consiglio del patronato. Questo può essere, nel senso che, sa, a volte magari chi fa una disoccupazione, se non tiene conto di tutti i risvolti, però è difficile anche prevedere che magari anni dopo lei avrebbe potuto accedere ad un requisito come precoce, ma adesso bisognerebbe vedere la collocazione, esatto, temporale della cosa. Mi sento di dire che per le donne, adesso poi bisogna vedere la posizione ovviamente molto particolare, però effettivamente la distanza tra un requisito e l'altro sono poi 10 mesi, nel senso che per una donna la maturazione del requisito diverge di 10 mesi, quindi io poi sono dell'idea, Silvano, che se uno non ha condizioni particolari, fare la domanda non è mai un errore. Però se tu dici già che c'è un'interpretazione chiara in questo senso, ero più possibilista. Sarebbe tempo perso, però quello che diceva Cinzia è giustissimo. Per una donna il beneficio dei precoci è veramente contenuto. Se poi uno pensa che sono solo 10 mesi d'anticipo e c'è tutto l'iter della certificazione e della risposta, spesso e volentieri quando le facciamo, quando arriva poi la risposta definitiva dalla sede INPS di Piacenza, che è quella che certifica, sono già quasi arrivate al requisito normale dei 41 anni e 10 mesi. È chiaro che se una è disoccupata e deve pagare i versamenti volontari, ecco, lì fa un po' la differenza. Però mi dispiace, ma la signora è tagliata fuori. Speriamo almeno che ci arrivi appunto con i contratti a termine o con la disoccupazione o con i versamenti volontari, che è l'altra opzione in questo caso. Quindi gli facciamo naturalmente gli auguri. Prendiamo la telefonata che c'è in linea. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Senta, per il riscatto della laurea. Prego. Nato. Posso? Sì, sì, per Bacco. Nato il 27 giugno del 70. Sì. Laureato il 18-12 del 99. Sì, quando si è iscritto? Ho iniziato a lavorare l'1 del 2000. Però mi deve dire quando si è iscritto all'università. All'università iscritto nel... iscritto all'università quando? 89-90. Iscritto all'università nel 90. Va bene. Ci stava con l'età, se non aveva perso anni alle superiori va bene il 90. Lei voleva, Va bene. Lei voleva chiederci se era il caso di riscattarla? L'ho perso. Sì, cioè la domanda era se e cosa fare rispetto al riscatto di laurea? Sì. Ok. Passo la parola a Silvano, lei la può ascoltare attraverso il televisore, ovviamente bisognerà, come dire, poi costruire la posizione per fare una serie di valutazioni un po' più attente, la butto così, però insomma c'è una considerazione da fare che va fatta ovviamente con la posizione assicurativa. Allora, diciamo che in questo caso il riscatto di laurea agevolato non lo potrebbe fare, nel senso che potrebbe fare una richiesta di riscatto normale che verrà calcolato utilizzando comunque le retribuzioni che questa persona nel frattempo ha maturato in corso di attività lavorativa. Perché non lo può fare il riscatto agevolato? Perché il riscatto agevolato, poi il modo ci potrebbe essere lo stesso. Il riscatto agevolato cade in una parte, diciamo, che sarebbe retributiva della pensione, ma in questo caso il signore ha iniziato a lavorare dopo il 1996, quindi non potrebbe esercitare un'opzione al contributivo e non lo potrebbe fare agevolato perché si colloca temporalmente prima. In questo caso ci sarebbe un meccanismo molto complicato per cui dovrebbe pagare una settimana di questo riscatto con il metodo, diciamo, normale, in modo da acquisire anzianità ante 1996,
a questo punto potrebbe esercitare un'opzione al contributivo per poi riscattare tutto il resto in maniera agevolata. Chiaramente tutto questo è un'operazione che io non mi sentirei di consigliare, non mi sentirei di consigliarlo oggi, anche perché una persona del 1970 è a una distanza temporale molto importante da qualsiasi diritto a pensione, a maggior ragione se ha iniziato a lavorare nel 1999, nel 2000, 2000 mi pare sì. abbia detto. Sì, sì. Quindi in questo caso rischia di fare delle scelte definitive per poter recuperare 4-5 anni, quelli che sono, in maniera agevolata, per poi scoprire che magari si è fatto un danno irreparabile sulla futura pensione. Quindi bisogna capire, perché bisognerebbe capire anche le evoluzioni del meccanismo della normativa previdenziale. Quindi è chiaramente un caso molto particolare, per cui meriterebbe un approfondimento chiaramente in altra sede, per vedere che tipo di situazione poi contributiva c'è stata dal 2000 in avanti, che retribuzioni ci sono, quali sono le future prospettive di pensionamento, perché col sistema contributivo del quale il signore è comunque destinatario ci sono delle possibilità diverse di pensionamento, per le quali magari bastano i 20 anni. Penso ad esempio alla pensione anticipata nel sistema contributivo, che oggi si consegue a 64 anni di età, ma poi crescono, con solo 20 anni di contribuzione, a patto di raggiungere un certo importo a livello economico. Quindi in questo caso magari 4-5 anni in più di contribuzione non servono a nulla. Quindi le variabili sono tantissime. Va analizzata la situazione, come dicevamo prima, perché non si può rispondere così in maniera corretta senza analizzare a modo la situazione, che varia da persona a persona. Quindi se ci vuole venire a trovare potremo dargli maggiori ragguagli e valutare le operazioni da fare. E qui faccio ovviamente un complimento alla professionalità, perché su questi aspetti si gioca il valore aggiunto dell'operatore di patronato. Silvano lo ha detto con semplicità, perché per lui è materia semplice, ma la costruzione di questa particolarità è legata proprio alla professionalità di chi di fronte è in grado, rispetto alla normativa, eventualmente di trovare una soluzione alternativa alla normativa stessa. L'ho detta, come dire, in modo semplice, ma questo va a complimento di quella che è la trattazione che ha fatto. Quindi vediamo da posizione a posizione come sarà possibile affrontare la situazione. La signora che aveva chiamato prima, che mi manda un messaggio di chiarimento, perché dice: l'emozione mi ha fatto dire 32 anni di contributi, ma io ne ho 36 e volevo sapere se nel 58 posso andare con l'opzione donna. Allora, gli diamo la risposta più che volentieri, nel senso che in questo caso ovviamente lo scenario cambia e Silvano giustamente le darà la risposta più corretta, ma comprendiamo l'emozione, quindi assolutamente la perdoniamo. Allora, chiaramente qua lo scenario cambia completamente, perché un conto 32 è un conto 36, quindi poi bisogna vedere i 36 a quando li ha maturati, perché la vigenza di quota 100 dovrebbe arrivare fino a... donna, ti chiedo scusa, adesso sono stata io. Opzione donna, non so se ti avevo detto quota 100 o opzione donna. Lei era quota interessata 100. All'opzione donna? Perché quando aveva... all'inizio era interessata a qui quota scrive, 100. Io mi fido del messaggio, okay. Che è l'ultimo arrivato in ordine, allora, temporale, ci fidiamo di quello. Per opzione donna si tratta solo di fare i calcoli, perché chiaramente una donna del 1958 che ha 36 anni di contribuzione ha soddisfatto entrambi i requisiti nel 2019 dei 58 di età più i 35 anni di contribuzione. Quindi chiaramente lì c'è solo da calcolare di preciso la finestra e potrebbe andare con opzione donna. Se fosse però, quota 100 invece abbiamo un problema. Però bisogna vedere la ripercussione che avrebbe poi un cambio di calcolo da contributivo probabilmente a misto, che potrebbe portare ad una diminuzione dell'importo. Quindi c'è da fare i conti. Bisogna anche vedere
alla fine del periodo di vigenza di quota 100, cioè alla fine del 2021, quanto le manca ai 38. Certo, che è l'altra possibilità. Perché magari lavorando un anno o due in più riesce ad avere la pensione calcolata col sistema normale, lì bisogna poi vedere a modo la posizione com'è, e quindi ottenere un assegno più alto, oppure potremmo scoprire che il contributivo è addirittura più favorevole, quindi doppiamente le consiglieremo di scegliere opzione donna, per cui sarebbe bene che facessimo una verifica sulla situazione per capire e per consigliarla per il meglio. Sì, anche perché sul settore pubblico lo sappiamo che c'è un gap di differenza piuttosto consistente. Sul settore privato non è detto che lo sia, nel senso che dipende come sono collocati i contributi, che tipo di salari vado a costruire nel montante complessivo, quindi non c'è una certezza. Quindi per quota 100 dovrà attendere l'eventuale proroga, perché ovviamente compie i 38 anni quando la norma in via teorica non ci sarà più, ma scopriremo solo nel 2022 se ci sarà, e lì è il momento di fare la verifica. Rispetto a quota rosa, insomma, io due conti li farei, giusto per toglierci la curiosità. Poi se li ha già fatti, aspetteremo il 2022 per verificare, e non le sono piaciuti, se eventualmente quota 100 in questo caso sarà ancora in vigore o se cambierà. Se dovesse cambiare, però, con le ipotesi che hanno fatto, Silvano, lei ha un'età anagrafica che potrebbe essere comunque interessata, quindi una valutazione, perché potrebbero spostare un po' l'età, per cui insomma dopo vedremo sulle valutazioni complessive. Quindi diciamo alla signora di fare un passaggio magari anche subito per fare due conti se non li ha già fatti, e poi vediamo di scadenzare un po' quelle che possono essere le scadenze successive. Ci fermiamo per uno spazio pubblicitario qualche minuto, ci vediamo tra poco. Riprendiamo la diretta, naturalmente sono arrivati molti messaggi, io cercherò di prenderli tutti insieme alle telefonate, cercando un po' di, come dire, differenziare gli argomenti, giusto per avere anche un po' di chiarezza sulle normative. Qui torniamo al 2019, torniamo a un pensionato quota 100 che è andato con una contribuzione di 41 anni e 62 di età, ma è rilevante, nel senso che era più di 100, ma insomma l'età e la contribuzione erano più che sufficienti, era commerciante all'ingrosso, sostanzialmente lui ha chiuso l'attività per poter accedere alla quota 100. In questo caso ci chiede la rottamazione delle licenze, perché immagino che abbia restituito la licenza, perché quello è il dato necessario e sufficiente, Silvano, per poter accedere, sì, alla rottamazione. Dice: posso chiedere questo ammortizzatore? Mi è consentito? Allora, se aveva tutti i requisiti alla cessazione, che dovevano essere 62 anni di età per un uomo, sono 57 per la donna e 62 anni di età per l'uomo, e li aveva. 5 anni di versamento nella gestione commercianti, anche non continuativi, a questo punto, siccome, come abbiamo sempre sostenuto, e poi ha restituito la licenza al comune, quindi non ha venduto quant'altro, a questo punto lei potrebbe, nonostante la titolarità di una pensione anticipata come quella di quota 100, percepire l'indennizzo per la cessazione di attività commerciali, che equivale ad un trattamento minimo di pensione, sono 515 euro quest'anno, fino al compimento del 67° anno di età, dell'età per la pensione di vecchiaia, anche se lei è già titolare di una pensione anticipata. Quindi se ha tutti questi requisiti, sicuramente la invitiamo a passare per fare la domanda, perché le spetterebbe questo indennizzo, cioè la pensione anticipata, tutte le forme di pensione anticipata, chiaramente compreso quota 100, che è una forma di pensione anticipata, non sono una causa ostativa per beneficiare dell'indennizzo per la cessazione di attività commerciale. Bene, prendo la telefonata che c'è in linea. Pronto? Pronto? Salve, chiamo da Sassuolo. Senta, io chiamavo perché all'inizio di novembre sono andato al patronato di Casalgrande, sì, per vedere il mio stato pensionistico. Sì. E abbiamo verificato tutto e praticamente hanno detto che il 1 aprile praticamente potevo andare in pensione, poi con i 3 mesi della finestra, sì, sarei andato in pensione il 1° di luglio. Va bene.
Quindi maturava i requisiti in aprile. Esatto. Ok, perfetto. La domanda che voleva porci qual era? La domanda era questa. Siccome l'INPS non mi ha ancora risposto se andava tutto bene o no, perché noi abbiamo fatto la domanda all'INPS per vedere se andava tutto bene quello che avevamo guardato. Cioè lei ha fatto la richiesta di estratto conto certificativo? Sì, esatto. Okay, perfetto. Però ad oggi non è arrivato ancora niente. Va bene, allora le dico che è un prodottino che qualche problemino ce lo dà in termini di risposta puntuale, sì, però sì, sì. Diciamo questo, lei ha già verificato il preavviso che deve dare al datore di lavoro o è un lavoratore autonomo? No, io dovrei dare l'avviso, però stavo aspettando prima la risposta. No, certo, questo senz'altro. Le chiedevo però se aveva valutato qual era il periodo di preavviso, un mese, 15 giorni, piuttosto che un periodo diverso. A chi lo dovrei chiedere? Allora, questo ci serve, ne approfitto della domanda perché qualche volta ce lo pongono ed è una questione importante, cioè varia da contratto a contratto. Da anzianità assicurativa, da anzianità lavorativa e soprattutto è una normativa che va verificata o direttamente col datore di lavoro, però se non lo voglio far sapere perché non voglio, come dire, allarmare se non ho ancora la risposta positiva dell'istituto, con la categoria sindacale di riferimento. Quindi se io lavoro nel settore metalmeccanico sarà la FIOM che mi dice attraverso la... Ecco, quindi in questo caso la Filcem che mi dice, che è il sindacato di categoria dei chimici, che mi dice quanto preavviso dovrei dare in via teorica all'azienda quando mi dimetto per il pensionamento. Perché le dico questo? Perché se io devo dare 5 mesi, è chiaro che bisogna che noi cominciamo a dire all'INPS di pedalare la risposta, esatto, perché ci serve. Se devo dare 2 settimane, sono ancora in un margine di tempo... Ha capito che guardi, mi consente di attendere. Sì, guardi, infatti io le chiamavo per questo, perché da quello che ho capito penso che io avrei 6 mesi di tempo di preavviso. Ah beh, è lungo allora quindi. Però la questione, siamo a febbraio, io sarei già con un mese certo. Di... Allora, la mia domanda infatti era, cioè... Se l'INPS mi risponde fra 3 mesi, i 6 mesi vanno da quando? No. Allora, qui c'è un problema di tempistica che dobbiamo rispettare in modo differente. Questi danno si può sollecitare in questo caso in modo certo, puntuale. Se lei ha bisogno dell'ecocert, se si rivolge all'ufficio del patronato nel quale ha fatto la domanda, loro sì. Possono sollecitarlo per farlo arrivare il prima possibile. Fra l'altro, se lei matura in aprile, la finestra è 1° agosto e non 1° luglio. Per avere la finestra 1° luglio bisogna maturare entro il 31 di marzo il requisito, ma questo è solo una precisazione. Chiaramente, giustamente, l'ecocert è uno strumento di tutela perché uno deve dare le dimissioni, quindi a maggior ragione lei che ha un preavviso così lungo, c'è bisogno assolutamente di sollecitare l'INPS, le dirò, in questi periodi è molto in ritardo su questi prodotti perché anche la nostra previdenza sociale ha subito un po' i contraccolpi dei pensionamenti con quota 100, quindi hanno problemi di personale e quindi ci sono dei prodotti che stanno ritardando. Però chiaramente se c'è una caratteristica di urgenza, e questo mi sembra che sia un caso, che sia il caso, passi dall'ufficio dove ha fatto le domande in modo che i colleghi le possano sollecitare poi l'arrivo della risposta. La mia domanda era questa, però se io adesso sono già con ammettiamo un mese di ritardo, passano altri 2 mesi e lì non risponde, cioè, i 6 mesi aumentano allora, di più? Tenga presente una cosa, che il periodo di preavviso contrattuale è una cosa fra lei e il datore di lavoro. Noi abbiamo visto persone che hanno dei preavvisi di un anno e nel giro di qualche giorno chiudono il rapporto di lavoro. Lì sta ai rapporti che lei ha col suo datore di lavoro, se sono buoni, e soprattutto se il datore di lavoro, come spesso e volentieri accade, se non ha la necessità di affiancarle qualcuno per passare delle competenze che richiede magari parecchi mesi, potrebbe anche risolverla bonariamente e rinunciare a farle fare tutti i 6 mesi di preavviso. Ho capito.
Questo potrebbe avvenire tranquillamente, deve solo parlare col datore di lavoro. A questo punto, quando arriva l'EcoCert che dà la conferma, lei dà le dimissioni, se il datore di lavoro non le chiede di lavorare tutto il periodo, potrebbe risolverlo senza posticipare la decorrenza della pensione. Perfetto, va bene. La ringrazio di e nulla. Buona serata. Grazie a lei e molti auguri. Prendo volentieri questo messaggio in aria, te lo giro, perché le condizioni di alcune particolari fattispecie appunto del settore pubblico hanno regole del gioco diverse dagli altri, per ovvi motivi, e sono legate al tipo di lavoro. Questo signore è un vigile del fuoco nella fattispecie, quindi ha una particolarità di accesso al diritto a pensione. Ne approfitto e lo ringrazio, perché i vigili del fuoco secondo me li ringraziamo sempre troppo poco, quindi ne approfitto. Lui dice: arriverò quando compio i 60 anni a 34 di contributi. Ok. Dovrò per forza andare in pensione a 60 o dovrò attendere i 36, i 62? Cioè, si pone una domanda rispetto a quale requisito deve raggiungere per ottenere il diritto a pensione. Lo diciamo, loro vanno con delle regole un po' diverse dagli altri, hanno una normativa diversa, e ne approfitto della presenza di Ilaria stasera, che invece la normativa la conosce bene. Allora, no, non sarà obbligato a 60, perché 60 è il limite ordinamentale se hanno maturato già un requisito. Per loro, se non sbaglio, quest'anno dovrebbero essere i 61 anni e 3 mesi. Da verificare. Esatto. Oppure, cosa potrebbe succedere? Adesso lì bisogna vedere a modo la posizione. Certo. Se tra i 60 e i 61 e 3 mesi, che adesso sinceramente non ricordo a modo, matura un altro requisito, allora lì lo collocano immediatamente. Quindi è importante leggere la posizione, sì, con bisogna attenzione. Bisogna vedere tutta la posizione per capire effettivamente qual è il primo requisito che matura. Quindi si rivolga con fiducia allo sportello, valutiamo e vediamo qual è la soluzione, sì, migliore per lui. Assolutamente. Prendiamo la telefonata che c'è in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, io sono un agente di commercio, sì, che è andato in pensione, cioè che è andato, che ha fatto domanda di pensione. Sì. Ho fatto domanda in aprile per una pensione che sarebbe stata raggiunta, pensione con la legge Fornero, sì, di anzianità anticipata, okay, con il cumulo, e praticamente mi hanno detto il patronato che mi ha seguito che sarebbe stato in pensione dal primo di ottobre. Con quale cumulo? Con quali casse andava in cumulo? Dunque, io ho fatto l'amministratore di società. Ok, quindi gestione separata. Esatto, gestione separata, giusto. Gestione IMS, la commerciante, e l'altra? Agente di commercio, sì. Ok, e poi aveva probabilmente del dipendente, non so se prima dell'attività da commercio. Sì, ho fatto tanti anni Ok, va bene, quindi aveva una teorica decorrenza con la finestra al primo di ottobre, corretto? Corretto. Perfetto. 19. Sono andato già più volte all'IMS. Sì. Mi continuano a dire che sono, diciamo, già in pensione, sì, però mi dicono che manca un piccolo passaggio per potersi andare, cioè per poter che mi... Io, fatto sta che sono andato in dicembre, in gennaio, all'INPS, mi continuano a dire così, però io in pensione, cioè praticamente... Le posso fare una domanda tecnica? Indica. Lei ha consegnato al patronato l'F24 di pagamento della contribuzione? Ho pagato in settembre quello di novembre e in novembre, okay, quello di febbraio. Va bene, era solo perché magari mancasse della documentazione contributiva, che in realtà non dovrebbe, perché la maturazione del requisito era ben precedente, quindi non vorrei che ci sia un problema sul calcolo del cumulo. Confortami, Silvano, potrebbe essere quello? Allora, diciamo che le pensioni con il cumulo, che è una procedura un po' diversa da un punto di vista della gestione proprio del prodotto, magari ci impiegano qualche mese in più rispetto alle altre, però non dovrebbe esserci nessun problema, se non, come dicevo prima, un ritardo da parte dell'istituto, che secondo noi è dovuto anche al fatto che sono in carenza di personale, o comunque in carenza di personale esperto che sappia lavorare determinati prodotti magari più complesso come il suo. Però se non ci sono problemi sul diritto, quindi se le confermano
il raggiungimento del requisito contributivo, direi che sono solo tempi burocratici prima che le paghino il trattamento pensionistico, che avrà chiaramente tutti gli arretrati a partire dalla decorrenza, che dovrebbe essere il 1° di ottobre. Quindi, se non ci sono problemi di tipo mancanza, che l'INPS magari non trova il requisito contributivo, che c'erano dei calcoli sbagliati, secondo me sono solo tempi burocratici, quindi non mi preoccuperei più di tanto se fossi in lei, nel senso che sono solo tempi magari un po' più lunghi del normale. Tenga presente che una decorrenza 1° ottobre normalmente viene pagata verso la fine dell'anno, sì, in ogni caso. Quindi siamo in febbraio, c'è del ritardo, ma secondo me è compatibile col prodotto magari un po' più complesso di quelli ordinari. Tutto qua. Perfetto, ci fermiamo, riprendiamo per l'ultima parte della trasmissione. Stasera abbiamo un po' cercato di dar conto della circolare 6 del 22 gennaio, che va un po' a chiarire i punti che erano rimasti oscuri rispetto alla nuova modalità di accesso al riscatto di laurea. Abbiamo cercato di darvi qualche indicazione, ovviamente, come abbiamo ripetuto nel corso della puntata, è importante che ogni singola posizione sia verificata, perché qualche volta è possibile adoperarsi in un modo piuttosto che nell'altro rispetto appunto alla normativa stessa. Non sempre quello che sembra è, bisogna un po' vedere come sono collocati i contributi, se ci sono delle particolarità da poter utilizzare. Questo è un po' il valore aggiunto che il patronato vi può dare nell'esaminare appunto le possibilità normative sul riscatto, perché questo si aggiunge al precedente, perché sono intrecciabili per tante situazioni diverse. Per cui facciamo attenzione, la normativa, non andate al fai da te sul sito dell'INPS, che è facile, lo pubblicizzano tanto, ma è qualche volta un po' rischioso. Prendiamo la telefonata che c'è in linea. Pronto? Sì, dottoressa Scagliarini, buonasera. Buonasera. E poi compagni. Grazie, buonasera a lei. Io chiedevo una cosa, mia figlia ha 53 anni. Sì, buonasera. Io chiedevo una cosa, mia figlia ha 53 anni, è pensionata, che sono 17 anni, invalida perché come testa, insomma. E quindi adesso è ricoverata al Diangecura e ci starà per un bel po'. Non avrebbe diritto, per caso, a anche un accompagnamento, perché sicuramente non tornerà di sicuro come prima. Allora, stata bene perché ci ha avuto un disastro, perché ha sposato un uomo che è diventato una donna, quindi l'esaurimento è venuto così. A 17 anni fa, adesso ha 53 anni, adesso in dialisi cura ancora, e sicuramente noi siamo pensionati, coltivatori diretti, non è che possiamo poi arrivare dappertutto. Più di tanto. Allora, proviamo a darle un'indicazione generale, poi ovviamente si tratta di una prestazione di tipo sanitario, quindi va ovviamente valutata con la valutazione sanitaria della commissione ed eventualmente con un supporto medico legale laddove le condizioni della prima risposta non siano sufficientemente efficaci, ma è chiaro che l'accompagnamento deve avere una gravità dal punto di vista appunto della situazione di gestione quotidiana, che va al di là di, come dire, ogni possibilità di, non so come dire, attività quotidiana in autonomia. È chiaro che su una persona giovane le valutazioni sono molto diverse rispetto a un ultra 65enne, quindi qui bisogna entrare ovviamente all'interno della particolare situazione. Fare la domanda non è un errore. Se è ricoverata presso una struttura ASL, c'è senz'altro un medico certificatore che le potrà preparare il certificato telematico che servirà per l'invio della richiesta. La modulistica dovrà essere firmata ovviamente dall'invalido e da sua figlia in questo caso. Si invia la domanda, c'è la possibilità di chiedere una visita domiciliare in caso di ricovero, perché se c'è una situazione particolare ovviamente la commissione si reca laddove la situazione è manifesta, quindi potrà chiedere anche la visita presso la struttura nella quale è temporaneamente ricoverata. Una volta che avremo il verbale verificheremo, ovviamente non ci sono ragionevoli certezze di nulla, perché bisogna, come dire, sviluppare la situazione sanitariamente, quindi senz'altro la domanda, e verificheremo all'arrivo del verbale come la commissione ha eventualmente valutato la situazione sanitaria.
Certamente se la posizione si è aggravata non dovremmo fare un danno, ma valutiamo anche all'andata, nel senso di non fare la domanda al buio, ma con una valutazione anche da parte della struttura ed eventualmente dei medici che la seguono, per capire se effettivamente rispetto alla precedente c'è un aggravamento di cui tenere conto. Quindi faccio molti auguri alla signora, e fare la domanda, ripeto, non è mai un errore laddove non ci siano delle condizioni migliorative, ma in questo caso mi pare di capire di no, quindi non dovrebbe essere un rischio. Valutiamolo lo stesso, perché sui vecchi verbali qualche volta abbiamo avuto delle sorprese che non sono piacevolissime, quindi prendiamo sempre un po' con le molle, soprattutto se i verbali sono vecchi e dobbiamo andarli a riesaminare. Quindi attenzione, ma immagino che ci sia un aggravamento oggettivo in questo caso. Ti faccio una domanda, Ilaria, perché se non ci sono chiamate in linea volevo solo capire sulle normative contenute in legge di bilancio 2020 per il pensionandi del settore scuola in questo caso, e quindi qui mi riferisco a Opzione Donna, perché l'Ape Social abbiamo un po' meno casi, ma ce ne sono anche di quelli. Avete già elaborato le procedure? Ci sono situazioni ancora che non sono chiare? La scadenza è sempre 29 di febbraio, non si è modificata in allora, questo caso? Allora, la scadenza è il 29 di febbraio. La procedura per le dimissioni online ad oggi non è arrivata ancora la circolare del Ministero, quindi non sappiamo ancora se sarà telematica o cartacea. Stiamo aspettando indicazioni. Le domande si possono fare perché l'INPS ha attivato le procedure per l'invio della domanda, siamo solo in attesa di capire il Ministero se vorrà un'istanza telematica per le dimissioni oppure cartacea. Appena abbiamo notizie faremo sapere. Comunque l'unica cosa certa ad oggi è la scadenza del 29 di febbraio. Quella è l'unica conosciuta. Esatto. La procedura sul portale delle istanze online non era ancora attiva, siamo comunque in contatto con il provveditorato in modo che nel momento in cui il Ministero esce con questa circolare, perché comunque una circolare la dovrà emanare, e vi sapremo anche dire in che modo dare le dimissioni. Perché sì, il settore scuola è sempre quello, adesso lo dico penalizzato, no, ma insomma che ha delle modalità di accesso diverse dagli altri, quindi ha una necessità di attesa anche rispetto a tutte le procedure di tipo amministrativo un po' diverso, esatto. Quindi ovviamente lì dobbiamo, come dire, stare più attenti, però voi avete monitorato tutto. Coloro i quali sono interessati dovrebbero aver già fatto fare tutti i conteggi e le valutazioni, per cui dovremmo essere in linea di addirittura d'arrivo, appunto. Qui vorrei riprendere questo messaggio, ma perché lo chiariamo di nuovo più che volentieri, nel senso che questo è davvero un tema molto sentito da parte delle donne. Questa signora ha compiuto, essendo nata in agosto del 61, chiedo scusa, l'età teoricamente sufficiente per accedere a Opzione Donna, ma c'è un ma. I 38 anni di contributi di cui è titolare sono composti in parte da mezzadro e dall'88 da dipendente privato. Quindi dall'88 in avanti è dipendente privato, precedentemente ha un periodo da mezzadro. E lei dice, ho delle possibilità e quali per eventualmente utilizzare Opzione Donna? Allora, le possibilità ci sono, nel senso che lei già ha l'età anagrafica che serve e questo è già qualcosa. Chiaramente dovrebbe essere un 60 se usa la contribuzione mista, ma se dice che ha 38 anni di contributi, se ne avesse solo 3 da lavoratore autonomo... Non sono di più, te l'ho detto io, ma lei l'aveva specificato, sono di più. Niente, se sono di più, io, ti perché scusa. Se fossero stati meno di 3 o 3 io li potevo escludere, avevo lo stesso i 35 da lavoro dipendente e potevo andare in pensione con Opzione Donna lasciando perdere la contribuzione autonoma. Se, come mi dice Cinzia adesso, mi mancava l'informazione, sono 7, lì diventa già più complicato perché lei dovrebbe fare una domanda di ricongiunzione, cioè una domanda onerosa per trasformare la contribuzione da coltivatore diretto in contribuzione da lavoro dipendente e quindi rientrare
nei criteri di opzione donna. Chiaramente quando si parla di operazioni onerose bisogna fare dei calcoli per vedere cosa le costerebbe tutto questo. L'alternativa potrebbe essere, se avesse, questo sarebbe il caso di utilizzare un riscatto di laurea agevolato, se avesse un corso di studi da poter riscattare, perché in questo caso con un costo limitato e una domanda di opzione donna potrebbe maturare i 35 tutti da dipendente. Da valutarsi. Ci si può lavorare, però non le do tantissime speranze. Da valutarsi. Qui chiudo con una domanda sul riscatto di laurea, ma perché abbiamo delle situazioni del genere, poi non sarà esaustiva la risposta, ma come abbiamo già detto va tutto valutato. Questo è un giovane medico laureato da un paio d'anni. Dice sono in specializzazione perché loro hanno anche questa aggiunta rispetto alla situazione della laurea. Mi conviene fare riscatto agevolato? Si possono riscattare tutti i 6 anni? Allora, qui intanto mancano alcuni elementi fondamentali che sono legati al fatto di quale potrebbe essere l'ipotesi lavorativa, di quali potrebbero essere le situazioni, se ho già o no della contribuzione pregressa, però in qualche manciata di secondi glielo diamo un consiglio che vale per lui ma come anche per gli altri. Sì, sì, beh, allora innanzitutto di venire a valutare la sua posizione, certo. Perché casomai ha già una posizione attiva e vediamo un attimo, vediamo dove si colloca il riscatto, cioè quindi se ante... Sicuramente tutto contributivo perché alla fine è giovane per cui presumiamo okay, che sia recente. Ok, quindi una domanda di riscatto come non si nega a nessuno, oltretutto può scegliere, nel senso che lui può fare la domanda per riscattare tutto quanto, ma poi può decidere di riscattare anche periodi inferiori, oppure decidere di fare solo la laurea e non la specializzazione, oppure di fare solo la specializzazione, cioè le ipotesi sono le più vaste. Certo. È chiaro che bisogna vedersi comunque anche fare solo la domanda e casomai rinunciare nel momento in cui arriva la risposta non mi preclude poi la possibilità più avanti di riproporre il tutto. Quindi anche perché non esiste più la possibilità che in un qualche caso l'ente me li riconosca in modo gratuito. No. Ecco, perché l'altra domanda che viene generalmente è questa, perché in passato nell'ente pubblico accadeva che non è più così. No. Quindi, la laurea, la specialistica, il tirocinio sono tutti periodi che comunque oggi posso riconoscere ma in maniera comunque onerosa. Quindi vanno pagati, questa è una buona sostanza. Poi, come abbiamo ripetuto, ogni considerazione va effettuata sulla singola posizione assicurativa, sulle singole possibilità dei comparti ai quali io potrò assicurarmi, perché adesso potrei essere un dipendente privato ma avere una cassa libero professionale per la quale potrebbero. Quindi gli incroci e gli intrecci li dobbiamo tenere in considerazione tutti. Io ringrazio Ilaria e Silvano che stasera vi hanno tenuto compagnia, hanno risposto alle vostre domande tantissime, arriveremo anche a quelle che stasera non abbiamo dato in diretta, in differita lo faremo piano piano in settimana, vi do l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre in diretta, sempre alle 21. Buona serata a tutti.